Amici di Bracciami, ancora oggi siamo a Civita Castellana, provincia di Viterbo. Siamo venuti a trovare una macelleria che da oggi diventerà una macelleria garantita. Bracciami ancora. I ragazzi che ci lavorano sono giovani, preparati, fanno un sacco di cose buone, carne ottima e addirittura hanno una cella per frollare la carne. Sapete che noi da questo punto di vista siamo molto interessati, andiamoli a conoscere. Eccoci qua, buongiorno, ciao. Buongiorno. Tu sei Matteo, giusto? Esatto. Matteo. Allora, Matteo è il giovane proprietario della macelleria Fonte Nova. Voi state qua dal 2003, ma, attenzione, ho scoperto, la tua famiglia ha più di 100 anni di tradizione nel settore della macelleria. Esatto, esatto. Beh, allora noi siamo curiosissimi, perché in giro si parla molto bene di voi. Mi presenti i tuoi collaboratori, mi dici sì, chi sono. Sì, 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 volentieri. Partiamo da questa ragazza alla cassa. Lei è le Federica. Sbaglia i conti. Subito. Okay. Ciao Federica, come stasera va? Ce li rimetti. Tutto bene? Bene. Com'è lui? Bravo, sì. Bravo. No, esagera. Poi qui chi ci abbiamo? Chi è lui? Lui è Andrea. Ciao Andrea. Come va? Tutto bene? Poi? Poi ci abbiamo questo signore losco che ci segue da stamattina. E questo è il boss. È il boss? Sì. Il boss dei boss? Sì, sì. Ciao, però ovviamente Larga e Giovane, giusto? Facciamo sì, parlare sì, loro. Sì. Larga e Giovane, il merito è loro. Perfetto, poi andiamo, lì c'è un'altra collaboratrice. Sì, lei è Giorgia. Ciao Giorgia. Della pizzicheria. Ah, tu ti occupi della pizzicheria, che ci fai assaggiare? È un pecorino semistagionato della zona. Ah sì? Sì. Perfetto, esatto. Bene. Biologico. Biologico. Prodotto qui in zona. Vai. Da qua, così. Allora. Mmm, buono. Oh, eccola qua, lei è tua sorella. Lei è mia sorella, è Camilla. Tu sei la persona che fa i preparati. Complimenti. Grazie. Sono fatti veramente bene. Facci vedere tre di cui vai più orgogliosa. Tre di cui vado più orgogliosa. Allora, i sorrentini e poi le polpette. Polpettine? Sì. Senti, ma quel carciofo in camicia cos'è? Allora, quel carciofo in camicia è un carciofo alla giudia. Sì. Dentro le nostre polpette. Sì. E coperto di pasta sfoglia. Quello come si prepara? In forno? Quello in forno, ci vanno circa una mezz'ora, 40 minuti. Ah, quello è spettacolare. Mamma mia, ma c'è la possibilità di assaggiarlo? Come no? Davvero? Vogliamo. In forno, ce lo mangiamo. Dai, sì, sì, né chi se muove. Alle tue spalle c'è uno alle mie spalle, c'è sì. Un oggetto che suscita sempre tanta discussione. Il, sì. Il frigorifero per lunghe frollature. Esatto. Allora, cominciano a spuntare nelle macellerie questi frigoriferi, però tutti ci dicono, i tuoi colleghi, quando parliamo con loro, che la gente poi si spaventa perché la carne diventa un po' scura. È vero. Ad esempio, qui la carne è già scura. Sì. Quindi la clientela come reagisce? La clientela, alcuni sono novizi e quindi magari bisogna spenderci una parola, comunque sta tutto in mano nostra, nel senso a spiegare comunque il processo e il lavoro che svolge questo frigorifero. Altri invece già sono documentati e già sanno quello che vanno a comprare e quello che vanno a scegliere, quindi da una parte siamo fortunati. Ma secondo te comunque, cambia il gusto? Il gusto cambia, il gusto sì, cambia. Sì. Il gusto cambia, si intensifica il sapore, la carne diventa più tenera, comunque la differenza si nota, ecco. Ah, io in questo momento percepisco una grande differenza rispetto a altre realtà, cioè che il valore umano, la figura del macellaio, sì, sì. Esiste questo valore aggiunto della figura del macellaio, della persona che suona? Secondo me è fondamentale, cioè quello che ti caratterizza rispetto a altre macellerie o altre proposte di carne che ti possono dare in giro. La soddisfazione più grande è quando la gente torna e ti dice: oh, mazza che bistecche che mi hai dato, mazza che carne che mi hai dato. Fatto una figura a casa. Così. Così. Li dobbiamo attaccare questi adesivi. Dai. Sì, 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 attacchiamoli qua. Però li attacchi te, io va ti dico. Bene, no, macelleria garantita, abbracciami ancora là, amici. Venite a trovarli, intanto sovrimpressione sul commento al posto, vi lasciamo l'indirizzo preciso, Civita Castellana, Via della Repubblica 106. A te gli adesivi, attacca i punti dove ti pare. Questo è un grandissimo onore. Eccoci qua. Il carciofo dovrebbe essere pronto, che è passata mezz'ora. Sì, probabilmente è pronto. E che ci mangiamo vicino? Te vorrei far assaggiare questa manzetta prussiana. Buona. Che abbiamo messo a frollare per te da 30 giorni. So già un posto buonissimo, ragazze. Questa è una preparazione frutto della tua creatività. Brava Camilla, complimenti. E come siamo messi con la bistecca invece? Si taglia che è un burro, eh?
Mamma mia! Abbiamo fatto proprio bene a cercarti e tanta gente farebbe bene a fare lo stesso. La nostra visita ai ragazzi della macelleria Fontenova termina così con questo assaggio goduriosissimo di una manzetta prussiana frullata 30 giorni. Noi continuiamo a girare l'Italia alla ricerca di storie interessanti, personaggi divertenti e soprattutto tante storie saporite da raccontarvi. Io vi saluto, come dico sempre, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!